dalle porte dell'autunno alle porte dell'estate, da Ponente a Levante, da Madrid ad Istanbul, inizia stasera il lungo cammino della Juventus che, nell'auspicio di tutti gli innamorati della vecchia signora, dovrà portare alla finale della Coppa dei Campioni proprio nella prossima primavera allo stadio Ataturk di Istanbul. Buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Wanda Metropolitano di Madrid e buonasera da Francesco Repice. Comincia quindi stasera l'avventura della Juventus in Coppa dei Campioni, l'ennesima avventura della formazione bianconera campione d'Italia nel massimo trofeo continentale. È una squadra, quella di Maurizio Sarri, che non arriva da un risultato ed una prestazione confortante in quel di Firenze, altrettanto capita l'Atletico di Madrid, avversario sicuramente di rango per questa prima giornata della Champions, della fase a gironi della Champions o della Coppa dei Campioni, perché anche Cholo Simeone è reduce da una sconfitta 2-0 in casa della Real Sociedad, ma la Coppa dei Campioni è tutta un'altra storia. Adesso la partita è vigorosa, Cristiano Ronaldo, posizione di ala sinistra, entra in area Ronaldo in quattro su di lui che lo chiudono. La partita è entusiasmante, gentili ascoltatori, contropiede atletico micidiale, il tocco di Diego Costa per João Félix contro la difesa schierata, João Félix ancora lui, João Félix destro in angolo, arriva Wojciech Szczęsny con la punta delle dita a mettere sul fondo, eccolo qui João Félix, abbiamo capito di che cosa si tratta, un paio di azioni, un paio di tocchi e questa vorticosa discesa personale in mezzo alla difesa della Juve a sconcertare Danilo, a mettersi il pallone sul destro, a resistere alla carica di De Ligt, a entrare in area di rigore con la punta del piede e cercare di sorprendere anticipando il movimento di Wojciech Szczęsny, che tuttavia è riuscito a toccare il pallone con la punta delle dita, a spedirlo in angolo. Juve che è andata vicinissima al gol del vantaggio all'altezza del 35esimo, c'è stata la conclusione di Pjanic dai 25 metri, il pallone centralmente posizionato rispetto alla porta difesa da Oblak, dopo la conclusione del numero 5 bianconero, la deviazione involontaria di Jimenez con il pallone che ha messo letteralmente i brividi al portiere del Cholo Simeone, finito sul fondo, avanza palla al piede, Jimenez serve sul settore largo dalla parte opposta, Trippier, lui col pallone tra i piedi al limite, Costa, c'è ancora Bonucci però alle sue spalle, il lancio con l'esterno per Higuain, attenzione in corto aperto, la contropiede della Juve, Higuain posizione di alla sinistra, si ferma, scudo il piazzamento di Cristiano Ronaldo, poi prova ad accentrarsi, va dalla parte opposta per Cuadrado in area di rigore, Cuadrado la fitta il sinistro, rete, ha segnato la Juventus, Juan Cuadrado ha posizionato il pallone con l'interno piede sinistro sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Oblak, che nulla ha potuto, gol pazzesco di Juan Cuadrado che ora si lascia andare ad una danza scenografica proprio sotto la tribuna, sotto lo specchio di stadio occupato dai tifosi della Juventus. Al terzo minuto la formazione di campione d'Italia passa in vantaggio con Juan Cuadrado, tutto parte però dalla difesa, dai piedi di Leonardo Bonucci che prima ferma Diego Costa, poi lancia sul settore di sinistra Higuain, il Pipita che ci pensa, alza lo sguardo, vede il movimento di Cristiano Ronaldo, serve dalla parte opposta Juan Cuadrado che dall'area di rigore si accentra e poi lascia partire un sinistro mortifico che va a togliere le ragnatele all'incrocio dei pali alla sinistra di Oblak. La Juventus è in vantaggio per 1-0, siamo al terzo minuto a Madrid. Cuadrado con una finta fa fuori Lodi, attenzione, se ne va il colombiano, salta un altro avversario dai profondità, che dira, arriva Danilo, la conclusione sporcata e poi arriva nel cuore dell'area piccola Oblak, mentre Cristiano Ronaldo si dispera perché avrebbe voluto il cross sul secondo palo, lì dove era assolutamente libero, avrebbe dovuto semplicemente appoggiare con il piattone sinistro il pallone in porta. Meravigliosa azione al 14esimo dell'Atletico di Madrid sulla fronte destro, sull'asse Trippier, Koke con il cross di quest'ultimo all'interno dell'area di rigore è arrivato allargando il compasso, Saul ha colpito male però la sfera mandandola sul fondo, ma un'azione veramente a velocità supersonica che aveva lasciato di pietra, di sasso, di sale la difesa dei campioni d'Italia. Juventus che può ripartire dalla corsia di sinistra con Cristiano Ronaldo che viene affiancato da Alexandro, il pallone per il terzino brasiliano che va attraverso di mezzo, Matuidi ha raddoppiato la Juventus esattamente al 20esimo minuto nel corso della ripresa. Matuidi è andato ad incornare il cross di Alexandro innescato dal tocco di Cristiano Ronaldo, pallone invitantissimo in mezzo per il francese che ha incornato all'altezza del primo palo, ha spedito alle spalle dell'incolpevole Oblak e siamo al 20esimo minuto e la Juventus ha raddoppiato, ci è riuscito Matuidi e la Juve conduce per 2-0 sull'Atletico di Madrid. Piccolo ragionamento al
all'interno di questa partita. Non è la Juventus bella, spumeggiante che tutti si aspettavano, quelle trame offensive che hanno incantato un po' tutta Europa, soprattutto quando Maurizio Sarri era alla guida del Napoli, ma si gioca al calcio per vincere le partite e la Juventus sta vincendo la partita, è in vantaggio per 2-0, lo sta facendo in maniera razionale, giocando comunque un buon calcio. Attenzione la rete però, il gol convalidato da parte dell'Atletico Madrid di Savic. C'è stato un pallone in mezzo con la difesa, la retroguardia della Juve che si è un pochino addormentata. Ancora Orsic, Rebic, tripletta personale, 4-0 Dinamo. Che subisce in questo inizio di stagione, è battuta di Correa, il pallone centrale in area di rigore, saltano un po' tutti, però arriva Savic verso il secondo palo dopo che Jimenez aveva toccato il pallone e l'ha messo proprio nel cuore dell'area piccola, dove è arrivato poi Savic e lo ha spedito praticamente nella porta sguarnita. Non c'è arrivato Bentancur, non c'è arrivato il portiere Vojacek Szczęsny e quindi accorcia le distanze l'Atletico di Madrid al 24esimo. Ora la Juve conduce per 2-1. C'è una partita, tanta partita ancora da raccontare qui al Wanda Metropolitano di Madrid. Dopo la Juve è in vantaggio per 2-1, accorciato le distanze Savic, ora il clima è da corrida pura. Il tocco per Higuain in area di rigore, Ronaldo dalla porta opposta, Higuain la respinta, ma qui di sinistro sulla linea, allontana Trepper, Juventus vicinissima al gol del 3-1. Cristiano Ronaldo che avrebbe voluto il cross di Higuain, che però da centravanti ovviamente non ha resistito alla tentazione del tiro in porta. C'è stata la respinta della portiere Obla, che è arrivato a Matuidi, ha cercato il tapin verso la porta sguarnita, ha trovato i piedi di Trepper ad allontanare. Dobbiamo dire che una pecca la Juventus stasera l'ha dimostrata su questi calci piazzati, e questa, ma è un parere tutto personale, maledetta abitudine di difendere a zona, cioè di non sentire l'avversario alle spalle, di non andarlo a disturbare, di non andarlo a spingere, di non andarlo in qualche modo, di non andare in qualche modo ad impedirgli la coordinazione all'interno dell'area di rigore. Fatto sta, secondo palo, colpo di testa di Jimenez in mezzo per Savic, che arriva di rincorsa come farebbe un cavallo del Palio di Siena, l'ultimo fuori dai canapi, e mette il pallone praticamente in porta con Szczęsny assolutamente fuori causa. Ma ripeto, sono tre gol che la Juventus subisce in a questo inizio di stagione dei calci piazzati. Poi Pjanic, bene nuovamente per Dybala, eccolo qui Dybala, lato corto dell'aria, entra in area di rigore, un dribbling che gli riesce, Dybala parte attraversare in mezzo all'ultimo momento, allontana Savic, l'augure della rete è l'1-2, ma subito Paulino Dybala che mette paura alla retroguardia colcionera. Madrid ha salvato fin la sua porta Vojacek Szczęsny sulla conclusione di Vito, l'azione personale travolgente del numero 20 appena entrato in campo, è destro potente sotto la traversa, grande l'intervento di Vojacek Szczęsny, salvato il risultato, ma insiste l'Atletico di Madrid. Saúl, vertice dell'area di rigore, poi Herrera prova la conclusione, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo e c'è il calcio d'angolo in favore dell'Atletico di Madrid. Ovviamente la formazione spagnola spinge nel tentativo di andare a trovare il gol del pari. La Juventus che conduce per 2-1, si gioca il 45esimo, tra 45 secondi si alzerà la lavagna luminosa del quarto uomo ad indicare minuti di recupero da qui al termine della sfida. Il cross in mezzo di Koke, il colpo di testa, la rete, il gol questa volta è di Vitolo se non andiamo errati, anzi no, di Héctor Herrera, che ha colpito di testa, chiediamo scusa, nel mucchio, e siamo al quarto gol su calcio piazzato e sta diventando questo un vero problema per la Juventus. Ha pareggiato l'Atletico di Madrid, la Juventus conduceva per 2-0 al 20esimo del secondo tempo, ora siamo sul 2-2 e siamo al 45esimo. Héctor Herrera è andato a colpire di testa il pallone mettendolo in un angolo recondito alle spalle di Vojacek Szczęsny, 5 minuti di recupero da qui al termine della partita, siamo sul parziale di 2-2, un colpo di testa precisissimo, ma la Juventus continua ad avere problemi sui calci piazzati all'interno dell'area di rigore. Ripetiamo, siamo al quarto gol subito sul calcio di punizione dalla Juve, 2 l'aveva presi con il Napoli, 2 li ha presi con l'Atletico di Madrid questa sera. È un inconveniente al quale si deve ovviare, perché insomma i gol nel calcio contano, le difese sono importanti, sui calci piazzati bisognerebbe cercare di stare un pochino più vicino all'uomo, ma comunque
questa è la situazione. Alexandro termina a terra, c'è il fallo di Correa, c'è il calcio di punizione in favore della formazione bianconera, che forse vede sfumare una vittoria che si sentiva in tasca a un minuto dall'inizio del recupero, fino a quando è arrivato questo gol, dobbiamo dire anche molto bello, di Herrera, che è svettato all'interno dell'area di rigore dei campioni d'Italia, ha colpito imprimendo al pallone una traiettoria veloce, molto molto precisa, a mezza altezza all'angolo sinistro della porta difesa da Szczęsny, che non è potuto arrivare, seppur ha disteso in tuffo, a intercettare il colpo di testa del giocatore dell'Atletico di Madrid. Vediamo cosa fa la Juve. Francamente un peccato, gentili ascoltatori, perché la Juve era riuscita in qualche modo a portarsi sul 2-0, il cross in mezzo, attenzione! Cristiano Ronaldo che si vede schizzare il pallone addosso all'altezza del secondo palo dopo il traversone di Cuadrado tesissimo, non c'è arrivato Dybala, ci poteva arrivare Cristiano Ronaldo, il pallone che è finito sul fondo, ma insomma altro pericolo creato dalla Juventus, che quando attacca crea dei grossi grattacapi alla retroguardia della formazione di casa. Il pallone addirittura colpito con il petto da Ronaldo, che se l'è visto sostanzialmente schizzare addosso, il traversone tesissimo e forte di Juan Cuadrado. Ronaldo, slalom, Ronaldo in area, Ronaldo destro, pallone sul fondo di un nulla, azione prodigiosa di CR7, azione prodigiosa del fenomeno con la maglia numero 7, che ha saltato in blocco con una serie di slalom, di finte, di cambi di direzione la difesa dell'Atletico di Madrid, ha messo palla sul destro, ha scaraventato un diagonale che è finito 10 centimetri, non di più, al lato del montante sinistro della porta difesa da Oblak, che aveva già, come dire, si era già consegnato facendo con le mani Cristiano Ronaldo al pubblico del Wanda Metropolitano. Avete avuto paura stavolta, li ha letteralmente terrorizzati CR7 proprio allo scadere della partita. Sarebbe stato un gol da celebrarsi in maniera incredibile, purtroppo per la Juve, per CR7 il pallone è finito fuori veramente di un nulla, ma questo è un giocatore che può cambiare tutto semplicemente con una giocata, semplicemente con un dribbling, semplicemente con un'idea l'ha avuta all'ultimo secondo della partita, quasi all'ultimo minuto della partita, Cristiano Ronaldo. Il pallone è finito fuori di niente, mancano 10 secondi all'esaurirsi del tempo anche di recupero. Attenzione però, l'Atletico di Madrid ancora in avanti con il velo di Diego Costa, che non viene però intercettato dal compagno di squadra João Félix, allontana la difesa bianconera, finisce qua la partita. Il commento è sinceramente abbastanza desolante per quello che riguarda la Juve, perché la Juventus era in vantaggio per 2-0 fino a un minuto dal termine del tempo regolamentare, per 2-1 chiediamo scusa, e nel secondo tempo avevano sbloccato la partita, prima Cristiano Cuadrado, uno splendido gol, poi Matuidi ad incrociare, ad incornare sul cross da sinistra di Alexandro, sembrava veramente tutto fatto, però al 25esimo a riaprire la partita è stato il gol di Savic, un calcio piazzato dalla tre quarti, il colpo di testa al secondo palo di Jimenez, che rimette in mezzo per l'ex difensore della Fiorentina, che arriva praticamente con la porta spalancata davanti e non può far altro che appoggiare il pallone alle spalle dell'incolpevole Szczęsny. È chiaro che da quel momento in poi continua ad attaccare l'Atletico Madrid, si sporge per il contropiede bianconero, che rischia di segnare il 3-1, di portare la squadra campione d'Italia in vantaggio per 3-1. Arriva invece il gol del pari, ancora una volta su calcio piazzato, su corner si alza Herrera, colpisce di testa, mette alle spalle di Szczęsny, e adesso Leonardo Bonucci che chiama i suoi a raccolta e si arrabbia un pochino con i compagni di squadra, come a dire, comunque si ringrazia il pubblico, comunque si va a salutare, comunque si applaude, la partita l'avevamo vinta, dice Bonucci a Matuidi, e purtroppo è stata pareggiata per 2-2 nel finale dell'Atletico di Madrid.